Buongiorno, buona mattina a tutte da Marilu. E Federica. Allora, siamo ritornate qui nella diretta. Oggi mi vedrete un pochino acciaccata perché ho la sciatica bloccata, però avevo preso insomma l'impegno con voi nello spiegarvi, iniziare a spiegare che cosa sono questi panni e quindi non me la sentivo di annullare tutto. Andremo un po' più a rilento, non fa niente. Queste dirette le facciamo perché? Perché da un annetto che mi vedete insomma all'opera con questi panni, quindi qualche volta mi avete visto pulire il piano cottura, altre volte i vetri, altre volte i pavimenti e tantissime mi chiedono: Mari, ma che cosa sono questi panni? Spiegaci un attimo. Quindi abbiamo deciso con Federica di iniziare ad approcciarci con le dirette, così vi spieghiamo in veramente 10 minuti neanche, perché saranno dirette molto molto veloci, che cosa sono innanzitutto questi panni. Allora, sono panni in microfibra. Si usano soltanto bagnati con l'acqua, quindi che succede? Che la microfibra, una volta bagnata, si idrata, si apre, si gonfia. Ecco perché ci semplificano tantissimo le pulizie giornaliere e non. Perché non abbiamo bisogno di risciacquare come il classico straccio frequentemente, no? Immaginate quando facciamo per esempio la polvere, noi che facciamo con lo straccio? Mettiamo il secchio, prendiamo l'acqua, mettiamo l'ammoniaca o comunque qualche detergente abbastanza chimico e di continuo dobbiamo stare lì a sciacquare lo straccio perché altrimenti la polvere viene trasportata da un ripiano ad un altro. Capita a tutte, insomma, è capitato a tutte. Con questi panni che cosa succede? Che innanzitutto io abolisco i secchi, l'acqua, quindi è anche una facilitazione, no? A livello proprio di salute e di stress, di impicci per casa, perché tante volte abbiamo le scalette per salire sopra, e il primo bastone, il secondo bastone, e abbiamo il primo secchio, il secchio del risciacquo, insomma, diventa veramente un grande stress fare le pulizie. Con questi panni io utilizzo il panno bagnato con la semplice acqua. E posso pulire veramente su tantissime superfici. Vi faccio un esempio, ora li vedremo nel dettaglio. Tanto oggi è solo a titolo conoscitivo questa diretta. Questa microfibra, questo panno che si chiama Mondial, io lo posso utilizzare su tante superfici ed è quello che io amo più di tutte perché è quello universale. Quindi lo posso usare sul legno, lo posso usare sulla plastica, lo posso usare sul marmo, su qualsiasi superficie, insomma. Con questo qui, se io sto pulendo un piano in legno, posso passare al piano in marmo, posso passare a pulire il mobile, non mi lascia né striature né trasporta il grasso, non il grasso, lo sporco, l'untono che andiamo a togliere, a rimuovere. Iniziamo con il dire che questi panni che si usano solo con l'acqua, innanzitutto ci facilitano, come ho detto poco fa, nella fatica. Quindi non dobbiamo più trasportarci tutto appresso, quindi da ogni stanza, man mano che ci spostiamo, non dobbiamo spostarci secchi, stracci, primo bastone, secondo bastone, la scaletta, non dobbiamo più fare niente perché ci basterà spostarci con il solo panno bagnato di acqua, niente più. Ci facilita anche a livello di salute, perché? Perché non utilizzando detergenti tossici non abbiamo più problemi di inalare soluzioni particolarmente aggressive e quindi dannose sia per noi che per la nostra famiglia. Quindi non usando più detergenti chimici, immaginate anche quanto risparmio. Ecco perché io mi sono affascinata e ringrazio Magic Cooker all'epoca che avviò la collaborazione con questa azienda. Perché mi sono affascinata tantissimo a questo sistema innovativo di pulizie, proprio per la questione anche della salute. Quindi non andiamo più a intossicare neanche la nostra famiglia, li facciamo vivere veramente nel pulito e nel profumo di pulito che in realtà non ha profumo. Abbiamo vari panni, ora qui vedete un po' di cose, però ogni panno servirà per un'esigenza diversa. I base, andiamo così, andiamo per gradi. I base quali sono? Il Super, il Mondial e lo Smart. Esistono in questi formati. Per quanto riguarda il Super esiste Mini, Maxi di questa misura e il guanto che ha questa forma. Quindi io lo posso utilizzare da un lato e dall'altro. Vedete tanti guanti perché io sono appassionata del guanto in quanto non devo neanche più risciacquare come farei con il panno semplice, mi basta poi cambiare la faccia, diciamo, del guanto per continuare a pulire, quindi veramente vado ancora più in velocità. Quindi il super dove si usa? Si usa prettamente le clienti lo identificano come zona di pulizia cucina. Perché
Perché questo qui, che è il super, ha una setola sottile sottile e abbastanza più dura delle altre. Che cosa va a fare? Va a togliere il grasso ostinato, quindi l'unto. Immaginiamo quindi i fornelli, la cappa aspirante, il frigorifero, il forno, ma non soltanto per Per l'acciaio. l'acciaio, Brava, per l'acciaio in generale, perché questo qua. chiedono. Sì, il super è per l'acciaio in generale, per l'unto, quindi la soluzione della cucina. Ma non solo per queste situazioni, perché sono fantastici e fantastica come microfibra anche per pulire le zanzariere, per esempio, o le tapparelle. È veramente fantastico. Quindi mini o maxi oppure formato guanto. Oltre a questo, che cosa abbiamo? Abbiamo il Mondial, questa setola che è molto più lunga e molto più morbida e più soffice. Questa che cosa mi va a fare? Mi va a detergere ed igienizzare le superfici casalinghe classiche, quindi abbiamo il marmo, abbiamo il legno, abbiamo la plastica, per esempio. Io in giardino l'estate, questo qui è quello che più distruggo, perché abitando in periferia, quindi in campagna, immersa nel verde, ovviamente l'esterno, diciamo che ogni 2 giorni devo per forza rifarlo, e con questo qua veramente vado in velocità. Anche questo ha formato soltanto maxi oppure formato guanto. Va benissimo anche per i vetri, ok? Quindi legno, marmo, plastica, vetri, quindi finestre, Il fantastico. super non è abrasivo, No, giusto? no, no, nessuno è abrasivo, nessun pano è abrasivo. No. Poi parliamo invece di questa linea che è quella più soffice. È celeste, arriva o bianco con le strisce celesti oppure il nuovo formato che è tutto così, tutto celeste. Questo qui si chiama Smart e le clienti quando immaginano allo Smart immaginano il bagno. Perché? Perché questa microfibra di questo panno è fantastica per pulire tutti i ripiani nei quali abbiamo presenza di calcare. Quindi box doccia, l'abbiamo fatto vedere in una, l'ho fatto vedere in una diretta per le mie clienti. Ma lo faremo vedere insomma anche a tutte voi pian piano. Box doccia, quante di noi hanno quella fastidiosa patina biancastra al vetro cristallo, no? Che ha il vetro cristallo è ancora più accentuata la cosa, che veramente facciamo fatica a tirare Ma via. anche Io ne sono tutte brava, io ne sono testimone perché ho rischiato, lo dico sempre perché mi ha colpito quell'episodio, in quanto gettai su tutto il vetro del box doccia una famosissima marca di un anticalcare, e per terra che ho la pietra misi la denso attiva, la candeggina denso attiva. Quindi una volta che Genia. sì, so genio, raga, lo so, ho rischiato seriamente. Da quando utilizzo questo sistema, a parte che faccio tutto in velocità, non uso più detergenti, quindi veramente non mi intossico più. Quindi box doccia, rubinetteria, ceramica con i lavandini. Tutto ciò che riguarda, diciamo, il bagno, il rubinetteria anche d'acciaio, ovviamente, tutto ciò che riguarda il calcare lo possiamo fare con questa soluzione. E di questa linea, quindi Smart, esiste sempre il mini, esiste il formato maxi ed esiste il formato guanto, ok? Quindi Smart e Super abbiamo tutti e 3 i formati, mentre per quanto riguarda la linea Mondial abbiamo soltanto questi 2 formati, anche perché utilizzandoli sul legno e sul marmo, fare questo piccolino non Non ha aveva avuto senso. senso. Brava! Abbiamo anche la linea MOP, quindi avete visto qualche volta pulire il pavimento. Di questo però non ci soffermiamo oggi, ne parleremo più avanti, perché le stesse microfibre, quindi queste 3 microfibre, si possono utilizzare anche sul pavimento. Per quanto riguarda il guanto, invece abbiamo guanti in più, ma per la pulizia della casa abbiamo questo guanto che è solo questo formato, si chiama Flop, e che cos'è? È una microfibra elettrostatica, quindi basterà inserire la mano, agitarla sfregandola sopra in modo che la microfibra diventi elettrostatica. E che cosa vado a fare? Mi vado a spolverare casa, ragazzi, veramente credetemi, con questo guanto io faccio veramente 2 minuti la mattina, perché con questa mano mi sollevo tutto ciò che ho sul mobile, con questa passo e passo sul ripiano, veramente 10 minuti ed è fatta. Questo è valido, io ne sono innamorata. Questo per quanto riguarda la microfibra per lavare, Infatti, per pensando a questi panni, detergere. bisogna asciugare. Brava. Abbiamo poi i panni di rifinitura, si chiamano, quindi di asciugatura. Il crystal, dal nome stesso della parola, possiamo immaginare che serve per tutte le superfici a specchio, quindi specchi, vetri, e via dicendo.
Il gold, che è un po' più vellutato come microfibra, vi faccio vedere, sono grandi, eh? Bellissimo. Sì, sono grandi. Il gold invece, che serve per tutte le altre superfici di casa, quindi legno, marmo, immaginate i mobili, il marmo, quindi ripiani, qualsiasi superficie di plastica, la possiamo utilizzare per asciugare. E poi abbiamo il panno, si chiama Shame perché abbiamo l'asciugatura sull'acciaio, quindi lucida ancora di più tutto ciò che i nostri panni vanno a fare. Asciughiamo l'acciaio, quindi cappa, forno, fornelli, che vi devo dire, il frigo, tante volte c'è l'anta davanti che è odiosa perché a furia di aprire e chiudere ci stanno tutte quelle belle ditate, belle manate. Allora, Fede, io direi che per quanto riguarda i panni abbiamo dato una rinfrescata iniziale. Per quanto riguarda i detergenti, ne vedremo piano piano perché non esistono detergenti schiumogeni, chimici e via dicendo, ma sono tutti naturali. Ne abbiamo due in particolar modo, questo di cui vi parlerò oggi, che si chiama Lemon Smart, che cos'è? Non è altro che un acido citrico alimentare, quindi immaginate, non è per niente tossico e va a essere utilizzato su tutte le superfici calcaree oppure con lo sporco proprio ostinato. Si può utilizzare o diluito nell'acqua da spruzzare sulla superficie oppure, come vi faccio vedere oggi, direttamente sul panno mentre stiamo pulendo. E poi Mari, come si puliscono questi panni? Perché è vero che hai detto che si usano solo con l'acqua, ma io una volta che pulisco il mio piano cottura, il mio forno e il mio panno super è bello imbrattato di grasso, come faccio a togliere tutto sto grasso? Benissimo, esiste la mattonella, sapone di Marsiglia, si chiama Opulifibra o Marsì, che praticamente è questo qui. Io che faccio? Lo sciacquo sotto l'acqua per togliere i residui grassi, dopodiché ci passo la mattonella sopra, la sfrego velocemente, raga, e provate anche sui capi bianchi, sul collo delle camicette maschili, per esempio, sui polsi, fidatevi che ritorna al bianco puro. Possono essere lavati in lavatrice, sì, massimo 30 gradi, niente centrifuga, niente ammorbidenti, perché altrimenti andate a compromettere la microfibra. Allora, è vero che oggi vi avrei parlato dei panni, però vediamoli anche un attimo all'utilizzo. Allora, Fede, non so più come devi fare. Quante di noi odiano pulire lo sgocciolatoio dei piatti? Tutte, perché? Perché sullo sgocciolatoio, forse Si se vede, faccio si così, vede, si vede. sullo sgocciolatoio dei piatti che cosa abbiamo? Abbiamo residui di polvere di caffè, caffettiere che gocciolano, quindi macchie. Come lì abbiamo tutto il calcare, no? Che si va a depositare, e quindi pulirlo diventa veramente un pochino antipatico. Ora io che cosa vado a fare? Lo vado a bagnare sotto l'acqua. Veramente 2 secondi ci vuole. Calcolate che appena arrivano i panni sono più duri, man mano però che li andate ad utilizzare diventano molto più morbidi. Allora lo metto qua. Io ora l'ho solo bagnato con l'acqua. Che cosa vado a fare? Siccome abbiamo qui il calcare, vedete, si nota? Ok, vado ad utilizzare un pochino di acido citrico. Lo posso mettere o diluito nell'acqua, come vi ho detto prima, oppure questa è la soluzione che più mi piace, ma proprio la punta di un cucchiaino, diciamo. La mettiamo direttamente sul panno, lo sfreghiamo velocemente e ora vi faccio vedere la magia. Io non l'ho pulito prima, cioè No, non vedete si che vede che è rimane. abbastanza. No, no, perché magari può sembrare. Ok, io ho fatto 1, 2, 3 passate, guardate già la differenza. Si vede, Fede? Ora non so se farlo tutto oppure far vedere solo questa parte. Visto che stai. No, facciamo vedere solo questa parte, dico. Ora lo sto facendo in due versioni perché? Perché qui c'è l'acido citrico, eh? Altrimenti che cosa avrei fatto solitamente? Avrei pulito tutto, sciacquato il mio panno e sciacquato la superficie. Siccome qui c'è l'acido citrico, ora prendo l'altro panno, ma è la stessa cosa. Una volta che passate l'acido citrico con l'acqua, andate a risciacquare il panno e lo ripassate. Questo perché? Perché togliete i residui, insomma, no? Di tutto ciò che abbiamo messo. Un consiglio che vi do per quanto riguarda i panni di finitura è quello di non stare lì a strofinare per asciugare, no, va semplicemente, è come se noi lo accarezziamo il ripiano, ok? Lo asciughiamo anche da sotto che è andata l'acqua ed ecco qui il risultato. Raga, immaginate, si vede Fe? Sì, si vede anche la Immaginate, differenza. brava, forse sul piano. No, Marin. Ok, no, non so come fare. Si vede. Immaginate, io ci ho impiegato veramente 3 passate perché avete visto 1, 2, 3 basta.
Immaginate la semplicità nel box doccia. Chi abita come me nelle zone con l'acqua molto calcarea mi può capire perché diventa veramente un'ossessione ogni 5 giorni stare lì a ripassare tutto il vetro e stare lì ogni volta che tutta la famiglia si fa la doccia, ogni componente che lo minacci perché con... Bisogna asciugare tutta la doccia. Bravissima. Eh sì, non si possono lasciare direttamente in doccia i panni, così quando finisci di lavare. Bravissima. Ci sta poi un terrore psicologico che si Vero. genera nelle famiglie, no? Perché è proprio antipatico. Io, per esempio, lo vedrete nel corso del tempo, il vetro cristallo. E quindi si vede tutto, si vede rubinetteria nella doccia, si vede di tutto. Quindi è proprio antipatico tenerlo sporco. In 3 secondi io ogni volta mi pulisco il box doccia in modo semplice. Inoltre, una volta che ho iniziato ad utilizzare questi panni, quindi a togliere all'inizio la parte siliconica di tutti i detergenti che abbiamo messo per anni, il calcare non si attaccherà più, così come l'unto, non si attaccherà più con tanta facilità. E vedrete che nel corso del tempo, magari se fino ad ora, ogni 3-4 giorni, dovevate stare lì con i prodotti aggressivi per detergere a fondo, utilizzando questi panni lo farete una volta ogni 7 giorni, ogni 10 giorni. E la pulizia quotidiana, insomma, andate lì con una passata al volo. Allora, io questo non me lo tolgo perché visto che ci sono me lo pulisco. Anzi, vi faccio vedere quasi quasi, anche un'altra cosa. Perché ora vi faccio vedere come lavare il panno. Oggi non c'è l'unto. Quindi abbiamo soltanto tolto un pochino della polvere, insomma, un po' di polvere e del calcare. Però vi faccio vedere nel caso in cui, per esempio, io mi vado a lavare il forno e quindi sul mio panno è abbastanza sporco. Oppure un'altra cosa fantastica per questo, che è il super, l'estate facciamo tutti i barbecue, ma anche l'inverno vicino al caminetto. Quanti di noi odiano proprio lavare la griglia per il barbecue o gli spiedini? Perché si incrostano ovviamente, c'è il grasso che si brucia e quindi stare lì con la retina diventa un casino. Questo qui viene uno spettacolo. Vi farò vedere anche un video che ho girato qualche tempo fa dopo un barbecue e vi farò vedere all'opera proprio questo qui con la griglia. Il panno è bagnato con l'acqua, saponetta di Marsiglia sopra, la sfregate proprio al volo e andate lì a sfregare. A parte che c'è un profumo proprio di Marsiglia, i ricordi di infanzia, no? Con le nonne. Dopodiché sciacquate molto bene perché? Perché questo che si usa sull'acciaio magari può darvi questo problema e anche quello sui vetri. Se non sciacquate bene il sapone di Marsiglia all'interno, nell'utilizzo dopo potrete vedere delle striature, magari pensare il panno non funziona, no, è il sapone che non stiamo tirando fuori bene, ok? Quindi sciacquato. Ora, come si asciugano? No, termosifone in ghisa perché il calore è troppo forte, quindi o li mettete All'aria. vicino a una fonte di calore, brava, così altrimenti sullo stendino come tutti i panni e va bene, è andata, insomma. Spero di avervi delucidato almeno inizialmente di questi prodotti Ci hanno perché... chiesto se salviamo la diretta, certo che Sì, sì. le dirette sono salvate in pagina, ecco perché l'abbiamo fatta come diretta, mentre alcuni video delle pulizie li trovate sul canale YouTube, sempre a tu per tu con Marilu, trovate come ho pulito il piano d'acciaio, come ho pulito i vetri, iniziate a vedere anche altri sistemi di pulizie un po' differenti. Allora ragazzi, se avete bisogno di informazioni anche su questi prodotti, scrivete sotto nei commenti. Un bacio a tutti, buona giornata, buona santa giornata e buon fine settimana a tutti, anche se qua il tempo è proprio triste, tristissimo. Ciao ragazze, un Ciao. bacio.